Abbiamo vinto la semifinale in due sole gare con l'Ardita Genova, quindi un risultato eccellente. Abbiamo vinto in trasferta di un punto solo, 44-43, e invece di 19 in casa sabato pomeriggio, 68-49. Adesso siamo in finale, un grosso risultato per la nostra società. L'anno scorso avevamo vinto il titolo regionale Under 15, la squadra in parte è la stessa perché sono i ragazzi che sono passati di età. 3 anni fa abbiamo vinto l'Under 14, sarebbe bello aggiungere un altro titolo negli anni, diciamo, 2000, dal 2010 in avanti. E il nostro avversario sarà la vincente dell'altra semifinale tra BC Ospedaletti e Villaggio Chiaveri. Sono 1-1, hanno vinto una partita per 1, quindi è necessario gara 3 di spareggio sabato a Chiaveri. Quindi vedremo, stiamo alla finestra ad aspettare, ci alleniamo. Quali sono le impressioni? Ma le impressioni, tutti dicono che siamo favoriti noi, chiaramente non piace questo ruolo, soprattutto nel caso vincesse l'Ospedaletti, che sarebbe comunque una bella cosa per il basket provinciale, una finale tutta in Periese sarebbe veramente una bella cosa, però chiaramente sarebbe un derby, quindi i rischi aumentano. Io penso che per noi sarebbe mentalmente, per i ragazzi, più facile giocare col Chiaveri. Chiaramente ovviamente spero che vinca l'Ospedaletti, quindi per mille motivi, perché è giusto, sarebbe bello per il nostro basket e anche per una trasferta più corta, obiettivamente. Spendiamo qualche parola per il mister, per il coach e per i ragazzi protagonisti. I ragazzi sono stati veramente bravi, è una squadra che formata in parte anche da alcuni under 15 che giocano costantemente con i più grandi, alcuni di questi sono dell'Olimpia Taggia, quindi la conferma che la collaborazione che noi abbiamo fatto con l'Olimpia a livello under 15 è una bella cosa, è una cosa che assolutamente andrà proseguita, c'è una bella armonia, c'è una bella sinergia e grazie anche al loro aiuto siamo riusciti a raggiungere la finale under 17, oltre a far bene negli under 15. Il coach è Daniele Franchi, è un coach nostro, diciamo, anche se a lui ha allenato qualche anno nell'Ospedaletti quando giocava là. Comunque è un ragazzo che come giocatore si è formato nel BU Ci Saremo anni fa, attualmente è il nostro capitano della prima squadra e il nostro allenatore dell'under 19 e dell'under 17. Un bravissimo ragazzo, un bravo giocatore, un bravo allenatore che merita questo risultato. Scorsa settimana abbiamo parlato di una prima squadra BVC molto giovane, fra questi ragazzi dell'Under 17 c'è qualche ragazzo che il prossimo anno potrebbe fare la scalata? Ma guarda, già ci sono, perché c'è Tommaso Turitto che ha già giocato con una certa regolarità in prima squadra e c'è Manuel Pacello, che è l'altro lungo, che è quello che nell'ultima partita ha fatto 29 punti, che ha fatto già un paio di presenze, quindi direi che c'è già del materiale buono per la prima squadra. Noi continueremo con la nostra tradizione di giocare in prima squadra con dei ragazzi molto giovani, anche perché forse perdiamo uno dei senior per motivi di lavoro, quindi sarà l'occasione buona per buttarli dentro in maniera definitiva. Torniamo in ultima istanza al percorso dell'Under 17, proviamo a spingerci più in là, dovesse arrivare il titolo regionale, quali scenari si aprirebbero? Beh, diciamo che noi il nostro campionato è l'Under 17 regionale, quindi ci fermiamo lì. Chiaramente sarebbe un'iniezione di fiducia notevole per il nostro club, che sarebbe appunto il terzo titolo che in pochi anni, il terzo titolo da quando c'è questo direttivo attuale, quindi sarebbe un motivo di soddisfazione. La conferma che pur con tutti i limiti economici e di impianti si lavora bene nella direzione giusta.